campo, ha visto allenarsi atleti del calibro, già campione del mondo da 20 km di marcia, di calciatore, del 4 volte le mani, Romagnolo, 11, sei molto utile, hai detto che io sono una buona, ma tra poco iniziano le gare, tu sei 4, mi parlo, Giorgi, senza essere di ostacolo ai marciatori, grazie. Avvicinate un po', Partita la 5 km di marcia. Tommy, siamo in testa. Dopo la marcia avremo i 600 metri per le categorie giovanili, 19, 40, 40 e poi alle 20 600 metri. Questi sono i 43. 43. Vai, Nicole, avanti bene. 50. Vai, Lidia. Ale, fatti passare. Tutto avanti il gusto, Lidia. Tutto avanti il gusto. Giro per giro lì, Chiara! Dai ragazze, forza! Si va verso il primo chilometro di gara. Siccome l'atletica è bello vederla da vicino, sappiate che potete entrare in campo nell'area degli stand, ovviamente avendo il massimo ordine possibile, e anche qua nella zona delle transenne, di fianco alla zona di arrivo. Quindi è possibile seguire le gare proprio da vicino, sentire il battito, il respiro degli atleti e delle atlete. Quindi potete accedere al campo o nella zona degli stand, oppure qui di fianco alla zona di arrivo. Stato tra poco Romagnoli sarà al passaggio del primo chilometro, un passaggio che sarà intorno ai... L'eterna Rossella Giordano, fiamme azzurre, e la primatista italiana della 20 km di marcia, 1:26:48 ad Udice recentemente, e soprattutto 20:01 sui 5.000, il miglior risultato mai, è attualmente in seconda posizione. Primati del mondo, buona serata a tutti, grazie che siete qui, buon divertimento con l'atletica, vedremo veramente due ore di bella atletica. Con noi, ed è una novità, gli amici di Ciao Runner, che è il primo social network nel running, con Marco Frattini.
al passaggio Leonardo Prata, grande appassionato, Osa Saronno, una vita di marcia, forza Leonardo. Forza ragazze. Testa della gara per Romagnoli, 6 giri alla conclusione per la testa della gara di marcia. Romagnoli che ha la Giorgi a circa 50 metri, 60 metri. Il portacolori della 100 Torri di Pavia, Romagnoli guida la marcia, seguito dalla Giorgi. Ricordiamo Giorgi Rigaudo, Viale, forza Eleonora. Ricordiamo brillante Bocconiana, l'atleta azzurra. Al passaggio Rossella Giordano, splendida veterana azzurra, una vita in marcia Rossella Giordano. Non vi posso dire l'età di una signora, ma Rossella Giordano ha iniziato da ragazzina a fare primati italiani e oggi ancora una bandiera della marcia, l'astigiana Rossella Giordano. Dai Nicole, dai! Ale, forza! 2 km dopo il passaggio, dai, via! Via! E poi l'azzurrina Colombi, anche lei bravissima, più volte in nazionale. E 42, 2 km alla conclusione della marcia. Dice 42, lo dico per chi non è molto avvezzo ai ritmi, vuol dire 4 e 14 al chilometro praticamente, più o meno, un'andatura notevole che molti di noi non riescono a fare di corsa. Ricordiamo 4 minuti vuol dire 15 km l'ora, quindi siamo a circa 14. Meeting piccolo ma bello, organizzato con la consueta passione da coach Giorgio Rondelli. Giorgio Rondelli, ricordiamo, allenatore di tanti atleti come campione olimpico Alberto Cova, che tra l'altro è qua in mezzo a noi per questa serata, come ogni anno, come da tradizione. Giorgio Rondelli allenatore. Programma con tanti aspetti, vi invitiamo a seguirlo ogni giovedì sera alle 21 su Canale 82. Passa Romagnoli, ma la Giorgi là nel mirino. E facciamo un po' di applausi ai marciatori, forza! La marcia è bella ma si fa anche fatica, eh! In dialetto si dice a sapare un più in sci. Forza marciatori! Passa la Curiazzi, passa Pumacuro, e poi Prata e poi Rigamonti. Forza, forza, Rigamonti del GEAS. Vi ricordiamo anche che il GEAS organizza un meeting per ricordare coach Vanzillotta, che ci ha lasciato qualche anno fa, sarà il primo maggio. Primo maggio che ricordiamo è orfano della prestigiosa Milano-Sanremo della marcia, la gara di sesto. Primo maggio si gareggerà su pista ricordando coach Vanzillotta. Quindi non andate a casa, anche se sappiamo che il salotto di casa vostra è comodo, rimanete qua perché, come dicevo prima, c'è la grande bellezza dell'atletica, ma grande davvero. Ultimo giro per Romagnoli e ultimo giro per Giorgi.
Non vorrei essere nei panni di Romagnoli. In questo gesto sono quasi 4 passi al secondo a queste velocità che sono vicine ai 15 km l'ora. 8 e 10 campane. Il rosso e il giallo. Tanto passa la bergamasca dell'Atletica Bergamo Curiazzi, l'azzurra. E poi al passaggio la turrina Nicole Colombi, Atletica Brescia. Prepariamoci ad accogliere con un bel applauso i protagonisti della gara di marcia, gara d'apertura del Memorial Grassia, un coach che ha allenato tanti anni, un coach di grande passione che ha allenato tanti anni su questo campo. 10 metri tra Romagnoli e Giorgi. Adesso tranne 46 la campana. Dai, dai, dai ragazzi, forza che si avvia a concludersi la gara di marcia. Se lo devono dire loro, togli l'uno perché. Tanto di cappello a tutti gli atleti, le atlete protagonisti oggi. Prepariamoci ad accogliere con un bel applauso Romagnoli, 100 Torri Pavia, che vince la gara mista di marcia. E nella sua scia, eccolo qua, poco più di 21:20, Eleonora Giorgi, la primatista italiana della 20 km di marcia, ma anche ricordiamo la donna azzurra. Zona arrivo per il bravissimo e promettente Rigamonti del GEAS. Zona arrivo per Pumacuro, Unione Sportiva Milanese. Dai, dai, dai ragazzi, forza! Il passaggio alla Colombi. Ciao, adesso faccio la foto a te. Non sappiamo se è più famoso come comico o come runner. È con noi Giovanni Storti, la simpatia al cubo. Giovanni, grazie di essere qui. Dov'è che sta parlando? Lo so che non dovrei dirlo, Rossella Giordano è nata nel 1972, sono 30 anni che fa le gare, primati italiani a Iosa, è una bandiera della nostra specialità, seconda per Atletica Bergamo, applausi veri, non so se di Bergamo di sopra o di Bergamo di sotto, Pota, applausi per l'azzurra Federica Curiazzi, azzurra alla 20 dei campionati d'Europa, premiata da Gianni Perricelli. Vince la gara d'apertura del Memorial Grassia. Signore e signori, ce l'abbiamo davvero solo noi, primatista italiana della 20 e lo ha fatto quest'anno. Quest'estate ci farà sognare, applausi veri per Ann Eleonora Giorgi. Brava. Brava. È premiata dal suo allenatore, tutto in famiglia. E questo è il podio maschile. Foto che troverete sul sito di Fida Lombardia. Edison che ormai parla il milanese meglio di un milanese. Secondo, sempre premiato da Gianni Perricelli ed è una promessa della nostra marcia per il GEAS di Sesto, Alessandro Rigamonti. Complimenti Alessandro. Alessandro, Gianni Perricelli ha fatto 4 Olimpiadi, la prima aveva 19 anni, cerca di spicciarti. Vince la gara di oggi per 100 Torri di Pavia un bravissimo Tommaso Romagnoli. Complimenti Tommaso, adesso dopo questo bel podio 600 metri esordienti. Parlavamo di bella atletica ed eccola qua la bella atletica, i tanti giovani che gareggiano stasera, siete invitati a fare un tipo scandaloso, scandaloso però, forza, sosteniamo i ragazzi, forza, dai mamme, dai papà, forza, guardate che meraviglia, dai 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 che si va, l'ultimo giro. Sempre Luisa!
Attenzione, prepariamoci ad accogliere tutte le piccole in gara in questi 600. Forza ragazze, dai dai, applausi veri, non finti, applausi veri. Ale. Atletica Milano e poi Pro Patria. Espro Patria Milano, incitiamole tutte, forza! Bravissime! Questa bella esperienza dell'atletica, l'atletica che lo ricordiamo è uno sport educativo, è uno sport che garantisce una bella crescita psicofisica. Intanto vediamo sfilare i maschietti e poi chiameremo alla premiazione le prime tre esordienti, Sofia, Chiara ed Elisa. Dai, 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 solo applausi, incoraggiamento. Davanti un 600. Adesso aspettiamo la conclusione di questo... La conclusione di questo 600 metri giovanili, poi faremo la premiazione. Dicevamo in rappresentanza di FIDAL Lombardia ci sono la presidentessa Maria Grazia Vanni, il vicepresidente Tani, oltre ovviamente a diversi consiglieri come Talenti e altri. Con noi anche il comitato provinciale, con il fiduciario tecnico Pierino Pereco, con la presidentessa Sabrina Fraccaroli. Accompagniamoli sino all'arrivo con un bel applauso, ognuno dei protagonisti di oggi, e l'invito che vi facciamo è di rimanere con noi fino a fine serata. Bravissimi, bravi, 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 dai che si arriva, bravi. Inutile dire che i genitori devono fare camionate di applausi per i loro ragazzi. Non finiremo mai di ringraziare gli allenatori che ogni giorno vanno sul campo a segno delle migliori prestazioni italiane, così come avvenne lo scorso anno, ricordiamo, sui 500 metri, stavolta si gareggia sui 600 e si gareggia sui 1000, distanze di mezzo fondo veloce, poi avremo i 3000 siepi, maschili e femminili, dove tra l'altro l'azzurrina bergamasca Andrea, dov'è? Eccolo qua. Tra poco il passaggio delle ragazze. Il più rapido e ha corso col sorriso sulle labbra con la maglietta del Cuspro Patria Milano. Applausi veri per Abebe Affronti. Bravo! Caro Abebe, tipico nome milanese, eh? Grande Abebe, ma c'era un grande Abebe, se era Abebe Bichila e vinse delle Olimpiadi straordinarie. Intanto qua siamo pieni di azzurri, come la Perlino, che è stata azzurra, dei quattro tanti altri che vi verranno in mente serata facendo. A proposito di atleti bravi, mi ero dimenticato di Giuseppe Moretti, bravissimo maratoneta e oggi allenatore della Zura di Garbagnate. Dai ragazze, ben arrivate, brave! Mamma e papà, forza, spegniamoci un po' le mani per i vostri campioni di famiglia. Forza ragazze, ben arrivate, brave!
Brescia 27-12-03, decima Giulia Ruggeri Osa Saronno 28-29-34. Questa è la classifica della gara di marcia femminile. Marcia maschile, vittoria per Tommaso Romagnoli, 5 torri, 21-21-74, Sant'Agamo 22-25-56, quinto Gianluca Lammendola, Atletica Barbas 24-20-96, sesto Alberto Carella, Atletica Lecco 24-28-14, settimo Simone Plebani, Geas 24-41-02, ottavo Leonardo Prata, Osa Saronno 27-31-43. Questo è l'ordine d'arrivo della gara maschile di marcia. Dai, sosteniamo con i nostri incitamenti i ragazzi, bravissimi, sempre Atletica Milano e poi Daini Karate, forza, poi Cus Pro Patria Milano, bravissimi. Complimenti a tutti i ragazzi in gara, che danno sempre il massimo. E permetteteci ancora di ringraziare tutti i genitori che hanno portato i loro ragazzi e ragazze a correre qui oggi, gli allenatori. Mentre vi dico subito che per le donne sui 600 saranno due serie, per gli uomini saranno sei serie. Io vi ho letto solo la composizione della prima femminile. Chiamiamo in area di premiazione le ragazze, Irene, Nicole, Giulia e i ragazzi Giulio, Michele e Tommaso. Fra un attimo la cerimonia di premiazione giovanile, ragazze e ragazzi. Dai, forza! Ale, forza ragazze! Numerosissima questa serie dei 600. Allora, dopo l'arrivo di questa serie faremo la premiazione giovanile, ragazze e ragazzi. Le gare sono belle, solo gli applausi sono scarsi, dai, applausi veri qua, forza! Applausi veri! Bravissima! Pensate, 1.39.43 sui 600, mica male, 1.39.43. Forza ragazze! Dei ragazzi. Per cortesia il medico di servizio nella zona di arrivo, grazie. Medico di servizio nella zona di arrivo. Vai Ricky! Vieni qua, vai! Dai ragazzi, forza! Bocca al lupo, buona gara, dai! Ultimo giro! Attenzione agli atleti, potete stare in campo o nella zona degli stand o nella zona di fianco al rettilineo d'arrivo, dove ci sono le transenne. Quindi potete venire in campo, così rendiamo ancora più belle le gare di oggi.
Bravissimo, questa è una maglia della Fanfulla Lodigiana, doppietta della Fanfulla Lodigiana e terzo posto per Daini Karate. E quarto ancora un fanfullino. E quinto un altro brianzolo della Daini. Ale, bravissimi, dai! E tra poco si entra ancora di più nel vivo delle gare di questa serata. Rinnoviamo l'invito a rimanere qui con noi a seguire le gare, perché saranno veramente delle belle gare. Insomma, per dire, delle serie dei 600 femminili. Giorgio! E ragazzi, qua bisogna fare il tifo però, Non vogliamo turisti, l'atletica merita solo tanta passione, incitiamo le atlete protagoniste oggi. Davanti subito Verterio. Ale, forza ragazze! Può uscire anche una prestazione a livello di primato, di miglior prestazione italiana sui 600 oggi. Questa, ricordiamo, è la serie più accreditata. Si corre forte. Siamo a 57 secondi adesso. Quindi un bel passaggio. Un passaggio stimato intorno ai 58 secondi. Dai ragazzi, che c'è un gran finale! Attenzione, 1:21! Verterio! Bellò, bellò, Verterio, bellò, che gara! 1:30:90 per una splendida Bellò. Ricordiamo, primatista italiana allieve, poi Verterio, bravissima anche ad allungare la distanza. Forza ragazze! 1:30:90 è un gran tempo. Facciamo un applauso, ma un applauso vero a tutte le pro... Seconda e ultima serie dei 600 femminili, poi avremo numerose serie dei 600 maschili. Dai ragazzi, ultimo giro, Ale. Davanti Sofigno Ato, atleta dell'Osa Saronno. Dopo l'arrivo di questa serie faremo la cerimonia di premiazione dei cadetti. Intanto saluto anche un uomo che quando sogna, sogna un giavellotto oltre gli 80 metri, il campione italiano di lancio del giavellotto Roberto Bertolini, che è qua con noi, uomo delle Fiamme Oro Padova. Ma è un milanese, è un milanese. Sofigno Ato è stata in testa dall'inizio. Dai ragazzi, sosteniamo le atlete dei 600, seconda e ultima serie. Applausi veri per la teta dell'Osa Saronno, Sofì Gnoato, bravissima, per lei 1:38:14 tempo ufficioso, mica male. E poi la teta della Fanfulla Lodigiana, bravissima, e forza ragazze, dai, dai, Ale, Ale, Ale fino alla fine che c'è il personale. Seconda e ultima serie dei 600 donne. Serie. Questa è la serie più qualificata, forza ragazzi, si va alla corda con un passaggio intorno ai 25 secondi, 25 secondi e mezzo. Quindi obiettivo correre tra 1:20 e 1:21. Attenzione!
tra poco sono sulla retta d'arrivo, accompagniamoli con un applauso vero. Non avete neanche l'alibi del prete, dai, solo applausi per i protagonisti della prima serie dei 600. Bellissimo finale, 1:20 e 15 è il riscontro dell'atleta Vinci. Dai ragazzi, forza! Aspettiamo l'arrivo di questa serie e poi faremo la cerimonia di premiazione dei 600 femminili e maschili. 600 femminili alla premiazione. Elena Bellò, Ilaria Verderio e Isabella Cornelli. Intanto siamo arrivati di questa serie dei 600. Questi ragazzi. Bravissimi. 27. Di premiazione. Intanto è partita la terza serie dei 600 maschili. Lasciamo al passaggio. Vi invitiamo sempre a sostenere tutti i protagonisti di questa bella atletica di stasera. Forza ragazzi, ultimo giro. Ale. Cerimonia di premiazione dei 600, terzo posto per Atletica Bergamo con Isabella Cornelli, 1:32 e 47, Cornelli che sicuramente quest'anno farà dei bellissimi 1500 e 800. Cornelli sul podio, seconda per Prosesto Atletica con 1:31 e 27, grande prestazione per la giovanissima Ilaria Verderio. Premia la presidentessa di FIDA Lombardia. Cornelli in premiazione intanto. Complimenti, vince la prova dei 600, bravissima, 1:30 e 86, Elena Bellò. Intanto aspettiamo Cornelli in area di premiazione. Bravissimi, bellissimo questo arrivo in questa terza serie dei 600. Hai visto Giovanni? Aldo Giovanni è già. E siamo alla quarta serie dei 600. Ricordiamo, quarta delle sei serie dei 600, poi faremo la cerimonia di premiazione. Dai ragazzi, forza! Fa l'andatura Simone Zago dell'Atletica Stramilano, atleta nato nel 98. Intanto permetteteci ancora di ringraziare a nome di Giorgio Rondelli, di tutto il gruppo che organizza, degli happy runner eccetera, un grazie grande a tutti quanti sono venuti qui al 25 aprile. Questo bellissimo campo dell'atletica milanese, c'è anche una recinzione, speriamo che in quella recinzione si facciano dei lavori, si finisca un impianto, che l'atletica milanese ha tanto bisogno di impianti, lo sappiamo, perché molte volte i tecnici e i dirigenti dell'atletica lombarda fanno i miracoli. Ricordiamo che è crollato il palazzetto di via Federico Tesio ormai quasi 30 anni fa e da allora è sempre stato più difficile fare l'atletica al coperto. Dai, 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 Atletica Monza!
Atletica Monza a tagliare per primo il traguardo. Matteo Rossi. Parigi. E Parigi. Quindi Parigi e Cappellin che correranno sicuramente forte in questa serie, che non è certamente quella dove dovevano trovarsi. E poi vi daremo lettura dei risultati della terza serie dei 600. Ale, e qua si corre forte, passaggio di 25 e 400. Era Cappellin davanti, 400ista, e c'è anche Enrico Parigi, Custorino. ...52-400 passaggio ufficioso. Ragazzi, esce un buon tempo qua e sosteniamoli, sosteniamoli, forza! Francesco Cappellin, 1-18-54, mica male! E poi Parigi, se non erro. Veramente una bellissima prova del 400. Francesco, un ufficioso di 1-18-54. Dai, dai, dai ragazzi, forza! Tra poco, a conclusione dei 600, faremo le premiazioni di questa prova. Fanfulla 1-32-14, intanto è partita l'altra serie. Quinto Edoardo Riccioli, Atletica Lecco 1-32-22. Sesto Michele Calabretta, Atletica Ambrosiana 1-34-24. Settimo Fabio Martina 1-36-06. Ottavo Massimo Cimato, Roadrunners Club Milano 1-38-48. Tanto il passaggio di questa serie. Nono Roberto Dante, pregiato master del Montestella 1-39-12. Decimo Franco Valsecchi, Atletica Ambrosiana 1-39-33. Anche lui è master degli M55. Undicesimo Simone Zago, Stramilano 1-41-46. Questo era il risultato ufficiale della quarta serie. Abbiamo un tempo ufficioso di 1.33.86 per vincere questa serie, forza ragazzi! Intanto siamo a un'altra bellissima prova. Stiamo parlando di 1000 metri con la serie più accreditata. Seconda posizione per l'azzurro Benedetti, terza posizione per Morsec. Ricordiamo in gara l'azzurrino delle siepi Giuseppe Gerratana, Elia Polli per Virtus Lucca, il campione italiano e azzurro Giordano Benedetti, Fiamme Gialle, atleta con un personale di 1.44, Luca Leone, Cuspro Patria, Mattia Moretti dei Carabinieri, Marion Crespi che su questa pista corse in 3.37.005, poi Giovanni Bellino, pregiato mezzofondista delle Fiamme Gialle, e poi Morsec, milanese senegalese dell'Atletica Monza,
e Zohair Zahir, 1000 metri, tutti da vivere, sosteniamoli. La sagoma lunga di Benedetti è già davanti nella sua scia Morsec. Il vostro sostegno è importante, quindi urlate, cantate, incitateli. Benedetti davanti, Sec che insegue, e il passaggio è il 600, 1.24.77, 1.24.77, sosteniamoli, non fate gli spettatori, fate i tifosi. Ale, dai ragazzi, forza! Benedetti si volta, Benedetti, Sec è come la sua ombra, questo atleta che la mattina fa il barista in centro e poi riesce ancora a fare correre forte gli 800. Benedetti e Sec fino alla fine di questi 1000. Memorial Grassia, prepariamo un rettilineo tutto di applausi per i protagonisti dei 1000 metri, Benedetti e Sec. Benedetti davanti a un bravissimo Sec, 2:20.67, 2:20.67, il privato italiano di Benvenuti è lontano, ma una bella prova tra Giordano e Mor, bravissimi tutti gli atleti che stanno tagliando il traguardo. Giordano, Benedetti e Mor Sec, Sec ci ha provato fino alla fine. 4:83, quinto Marion Crespi, esercito, 2:25.79, sesto Danilo Gritti, Atletica Valle Brembana, classe 1996, 2:27.51, settimo Elia Polli, Virtus Lucca, 2:27.54, ottavo Zohair Zahir, Cus Pro Patria, 2:28.19, nono Luigi Ferraris, Atletica Bergamo, 2:28.93, decimo Giuseppe Gerratana, Aeronautica Militare, 2:29.76, undicesimo il giovanissimo allievo Abdelhakim Eliasmin, Atletica Bergamo, 2:30.53, dodicesimo Giovanni Boccoli, Alpi Apuane, 2:30.68. Intanto passaggio delle siepi, forza ragazze. Tredicesimo Luca Leone, 2:31.69 per Cus Pro Patria, quattordicesimo Lorenzo Lamazzi, La Fratellanza, 2:32.20, quindicesimo Marco Filippi, Atletica Vicentina, 2:33.63, sedicesimo Giovanni Filippi, Atletica Bergamo, 2:34.83, diciassettesimo Michele Zanini, Atletica Bergamo, 2:37.16, diciottesimo Giulio Magliano, 100 Torri, 2:39.80. Ricordiamo Benedetti 2:20.64 e secondo Morsec 2:21.37. Per favore Benedetti, Sec e Bellino in area di premiazione. Intanto ricordiamo sono in campo. Elisa 1:41. Aline Landuzzi per la Francesco Francia, e poi abbiamo in gara nelle siepi Martina Merlo dell'Aeronautica. Tanto siamo al passaggio, Federica Zenoni, Atletica Bergamo, e poi Sveva Fascetti, altra azzurrina. Fa l'andatura alla cova, forza ragazze, forza ragazze che si fa il tempo. Siamo alla cerimonia di premiazione dei 1000, per favore Benedetti, Sec e Bellino in area di premiazione. Penso che gli atleti sono andati a fatecarsi, per favore Benedetti, Bellino e Sec in area di premiazione. Quasi 3 minuti di gara nelle siepi. A proposito, ricordiamo che il limite per campionati del mondo junior, quindi limite
di accesso che interessa Federica Zenoni è 10.45 sui 3.000 siepi. Forza ragazze, sempre la Cova che fa l'andatura. Bellissimo il tempo. Elisa Cova, Cuspro Patria Milano. Ale, forza. Terza posizione per la Zenoni. Seconda posizione per Martina Merlo. Quindi Cova, Merlo, Zenoni e poi tutte le altre. Parlavo di mondiali, in realtà sono solo europei, scusate se è poco. Quindi 10.45 il limite che insegue la bergamasca Federica Zenoni, che attualmente è in terza posizione e che l'anno scorso ha ottenuto ottime cose nelle siepi d'allieva. Ricordiamo Elisa Cova, più volte protagonista dei campionati italiani, dove è salita sul podio. 4 minuti 40 secondi di gara e si svoltisce il gruppetto di testa. Cova, Merlo, Zenoni e poi dovrebbe esserci la Sveva Fascetti. Sì, Sveva Fascetti, Atletica Brescia in quarta posizione, vicinissima, altra azzurrina. Forza ragazze, che le condizioni ci sono tutte per fare un buon tempo. Per favore, Benedetti e Sec, se non sono già sotto la doccia, in area di premiazione. Fa sempre l'andatura la Cova, con all'esterno la Merlo, all'interno la Zenoni e poi Sveva Fascetti in quarta posizione e in quinta posizione Laura Dalla Montà, GS Valsugana. Queste le prime 5 di questa gara dei 3000 metri con siepi dopo 6 minuti e 30 secondi di gara. Ricordiamo che dopo questo 3000 metri con siepi femminili avremo il maschile, dove il palo della gara dovrebbe essere l'atleta della Riccardi, Jamel Chatwi, che ha sempre corso bene in questa gara, anche se è il suo esordio stagionale ovviamente su questa distanza, visto che si è dedicato alla maratona sino a poco tempo fa con il terzo posto a Roma all'esordio in maratona. Forza, sosteniamole. Merlo, Cova, Zenoni e poi Dalla Montà e Sveva Fascetti. Forza ragazze, forza ragazze. Due giri alla conclusione. Due giri alla conclusione per un crono che ci auguriamo sia, speriamo, vicino ai 10 minuti.
Dopo l'arrivo delle ragazze delle siepi faremo immediatamente la premiazione dei 1000 metri. Premiazione dei 1000 metri che sarà eseguita da Matteo Vecchia, trofeo Don Gagnarano. Quando passeranno qui dal traguardo sarà l'ultimo giro di gara. Dai, sosteniamole nell'ordine Merlo, Zenoni e Cova. Forza ragazze, bravissime, dai che è l'ultimo, dai che si va, forza, dai che si fa il tempo. E poi dalla montà e Fascetti, forza ragazze, ultimo giro. Bellissima la gara della Merlo, ma anche di Federica Zenoni, ricordiamo atleta junior. E vicinissime a loro la Cova, che sicuramente è in grado di fare ancora un gran finale. Elisa Cova, Cuspro Patria Milano, accredito da 10-17-20 per la Cova. Vi invitiamo a sostenere le atlete dei... fare sorprese, anzi riserveranno sorprese, credetemi, e poi 3000 maschili. Dai, 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 solo applausi! Solo applausi! Solo applausi per la Merlo che si aggiudica la prova 10-22-77 e poi bravissima la Cova. E poi purtroppo è caduta la Zenoni che ritorna sotto, Federica Zenoni sfortunata nel finale, e poi dalla Montà e Fascetti, 10, 22 e 77. Io vi chiederei un applauso particolare per Federica Zenoni che è caduta nella Riviera ma ha fatto lo stesso il minimo per i campionati d'Europa, scusate se poco ma noi siamo orgogliosi. A conclusione di questa gara dei 3000 siepi maschili che è appena partita faremo la premiazione dei 3000 siepi femminili, tra poco lettura della classifica, intanto Jamel Chatby è già davanti a Johannes Chiappinelli, dovrebbero essere loro due i pari della gara, ricordiamo Johannes Chiappinelli che ha ottenuto prestazioni di assoluto livello mondiale, questo giovanissimo che vedete in seconda posizione dietro alla vetta in maglia verde della Riccardi, Jamel Chatby, forza ragazzi. E poi la faro di oggi potrebbe essere anche il keniano Kipkorjei Melli, della Virtus Lucca, un atleta da 8,45 che ha battuto il campione d'Europa Crippa proprio recentemente. Sempre Jamel Chatby, poi Chiappinelli, poi Keniano Meli e poi Zoglami, questi primi quattro di questa gara dei 3000 metri con siepi, seguiranno poi due serie dei 3000 donne e tre serie dei 3000 uomini.
quindi dicevamo prima, dopo le siepi ci sono due serie di 3.000 donne. Per quanto riguarda gli uomini, la prima serie è per gli iscritti con tempi... Allora vi diciamo che alla prima serie delle donne parteciperanno Valentina Bernasconi, Marta Zenoni, Anna Busatto, Elisabetta Ottonello, e poi prima serie per Ilaria Sabatini, per Silvia Ozzoni, Alessia Brambilla, Alessia Zecca e per Federica Dalmolin. Tutte le altre donne sono nella seconda. Intanto 4 minuti e mezzo di gara nelle siepi, guida sempre Chatby davanti a Chiappinelli e a Zoglami. Come giustamente vi suggeriscono gli atleti per il riscaldamento, per sapersi regolare, visto che sono tre serie dei 3.000, nella prima ci sarà Andrea Elia, Gianluca Bello, Salvatore Gambino, Roberto Radice, Andrea Denti, Nicola Nebrini, Riccardo Donè, Mattia Stival, Davide Raineri, Marco Losio, Mamari Elmedi, Omar Gerniche, e poi sempre nella prima avremo Alberto Mazzucchelli, l'azzurro della Corsa in Montagna Nadir Cavagna, Leonardo Bidogia, Andrea Ghia, Mark Ridger, Ilias Awani, anche lui atleta molto promettente, Paolo Zanatta, altro atleta forte delle Fiamme Oro Padova, l'azzurrino Samuele Dini e Lussain Ukrid. Questa è la prima serie. Seconda serie dei 3.000 con Alessandro Gornati, Armando Arata, Mustafa Beghiti, Mattia Rinaldi, Federico Perugini, Andrea Soffientini, Nicola Bonzi, Mohamed Aipiran. Dai ragazzi, forza! E poi Gabriele Gagliardi, della seconda serie questa, Yalzi Mama Duabdulaye, Ademe Cuneo, Matteo Malinverno, Valentino Bendotti, Samuele Nava, Matteo Schiavone, Valerio Patanè, Luca Civati, Fabio Ercoli, Omar Stefani, Mustafa Elauari, Pietro Bonprezzi e Giovanni Bratoli. Questi sono nella seconda serie, tutti gli altri sono nella terza. Parte dopo,
dai, dai Ala, chiudi Ala. 7 minuti 37 secondi e siamo all'ultimo giro con il keniano Meli e con Zoglami, terza posizione per Chiappinelli. Dai ragazzi che si va tutti nell'ultimo giro, forza! Minuti e 22 secondi adesso. Dai, 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 che si arriva. Guardate che finale. Zoglami e Meli insieme 8:41 e 41. Comunque sia, sì, un gran tempo per entrambi, per il giovane Zoglami e per il giovane atleta keniano, che ricordiamo un personale di 8:45, quindi l'ha fatto, e poi l'azzurrino Chiappinelli. Bravo Fabio! Complimenti a tutti gli atleti che hanno tagliato il traguardo. E siamo ai 3.000 donne in gara, la tosta Valentina Bernasconi, atletica Mogliano, accredito da 9.25, Marta Zenoni, che quest'inverno ha fatto belle cose sui 1.500, sugli 800 indoor, atletica Bergamo, atleta allieva, Anna Busatto dell'atletica Mogliano. Forza ragazze, dai, sosteniamole per 3.000 metri, allè. E poi dopo Anna Busato, atletica Mogliano, abbiamo Elisabetta Ottonello, Cus Genova, e poi Ilaria Sabatini, atletica Avis Macerata, Silvia Oggioni della Pro Sesto, Alessia Brambilla, Cus Pro Patria Milano, Alessia Zecca, atleta della Corsa in Montagna del Valgerola, e poi Federica Dalmolin, Cus Pro Patria, e poi in gara Lisa Migliorini, runner team, Monica Zambelli, atletica Bergamo, e poi Federica Casati, Bracco Atletica, Valentina Tavola della Pro Sesto, Catiuscia Nozzabielli, atletica Bergamo, Ilaria Lameri, atletica Bergamo, Chiara Mazzetto, Cus Pro Patria, Elena Montazzi della Fanfula Lodigiana, Elena Morgillo, Cus Pro Patria Milano, Maddalena Prestipino, bravissima sentista della Pro Sesto, Ilaria Dalmagro, atletica Lecco, e poi in gara abbiamo Gaia Pigolozzi, atletica Varese, forza ragazze, e poi appunto Ilaria Dalmagro, atletica Lecco, Federica Galbiati della Fanfulla, a lei forza, Laura Maraga dell'atletica Lecco, Francesca Durante della Fanfulla Lodigiana e Giulia Pappetti della Pro Sesto Atletica. Tra poco avremo il primo riferimento chilometrico. La sensazione è che si corra su un ritmo da 9:20 ai 3.000. Avete capito bene? È un bel correre.
È un bel correre, vediamo il primo passaggio. Anzi, anche più veloce di questo. Ragazze, tranquille, siamo a 3, è un passaggio notevole, 3:03. 3:03. E ricordo che l'atleta che è in seconda posizione è un'allieva, Marta Zenoni. Lo scorso anno su questa pista ha fatto il privato italiano dei 1:02:44. Dai ragazze, forza! Un passaggio ufficioso di 3:03. Ragazze sul ritmo, che stasera può uscire un primato italiano. Ricordiamo che il primato italiano è 9:22:08 di una bravissima Cristina Tomasini, un primato ottenuto, pensate, 39 anni e tanti mesi fa, quasi 40 anni che resiste. Quindi rimanete con noi a incitare le atlete di questo 3000, fuori le mani dalle tasche, dai, incitiamo le atlete, perché state vedendo qualcosa di speciale questa sera in questo 3000. Dai, applausi veri. Ale, forza ragazze. Valentina Bernasconi, Marta Zenoni. Tra un po' il passaggio ai 2000. 3:03 il primo chilometro, 4 minuti e 31 di gara. E questo, adesso siamo a metà gara, 4:35 circa, 4:35, 4:36. Forza ragazze, Bernasconi e Zenoni, forza. Ale, in bocca al lupo a tutte le ragazze dei 3000, dai, la serata è fresca, si può fare il personale, forza. Vi invitiamo ad avvicinarvi alla pista e a incitare proprio da vicino le atlete, a far sentire il calore, l'entusiasmo, il sostegno. Fuori le mani dalle tasche. L'atletica non è scenografia, eh? L'atletica si vive col cuore, con gli applausi, col ritmo. Dai ragazze! Altro passaggio. Siamo a 5:25 e di là saranno i 2000. 5:30. Bernasconi e Zenoni, Rondelli ricorre a dietro, le incita. C'è profumo di primato, dai, bisogna crederci. Ragazzi, non fate i turisti, incitiamo le atlete. Su questa pista del 25 aprile si sta correndo una gara spettacolare di 3000 metri, per chi lo dico, per chi non l'ha ancora capito. 3:03, 1000, i 2000 sono andati. Ricordiamo che Marta Zenoni, cresciuta nell'Atletica Brusaporto, adesso ha la maglia dell'Atletica Bergamo. Dai, sostegno, meno di un chilometro. Più in giro alla conclusione. Forza Marta. Dai che si va, due giri alla fine. Pensate, un primato che resiste da 39 anni e mezzo, quello della Tomasini. 9:22:08. Cristina Tomasini, 39 anni, quasi 40 anni fa, corse 9:22:08 e adesso Marta Zenoni sta correndo contro questo primato. Il 100 metri alla fine, forza ragazze! Ale! Sette minuti e 35 secondi. Ricordiamo, Marta quest'anno ha fatto 2:05 negli 800 indoor, primato italiano, 4:18 nei 1500 indoor, primato italiano. E adesso corrono tutti, corre Saronaso, corre Giorgio Rondelli.
sente il profumo, qua bisogna insistere, sosteniamola, dai, fuori Marta, cazzo, questa è l'Atletica, dai, dai Marta, ultimo giro, Ale, 8-0-1, ultimo giro, dai Marta, Marta Zenoni, Atletica Bergamo. Dai, dai, sostegno, forza con gli applausi! Dai Marta, le gambe sono stanche ma si va! 3-0-3, poi ancora un bellissimo passaggio in 2000. E adesso bisogna finire. 39 anni dopo Cristina Tomasini, mancano 180 metri. E siamo a 8.47 adesso. 8.47. Vi avevo detto di non andare a casa, state qua, che c'è un primato forse. Dai Marta, 100 metri di applausi, 100 metri di applausi per Marta Zenoni. Urlate, dai, sul sostegno. Dai, 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 forza. Dai Marta! E 39 anni dopo, Cristina Tomasini, c'è il primato italiano di Marta Zenoni. 9, 19 e 41. Avete capito bene? 9, 19 e 41. E ancora un giro, forza! Forza ragazzo! Dai che è la serata dei primati. 9, 19 e 41. Dai che si arriva, brave! 1000. E allora misuriamo la sta gioia della Marta Zenoni. Urla tutto quello. Un altro italiano, no? Sì, tra poco ve la gustate la premiazione, non è che scappa la Zenoni, tra poco la possiamo riapplaudire per la premiazione. Che ricchezza! E tra poco i 3000 maschili che saranno le ultime gare della serata. E siamo alla cerimonia dei 3000 siepi maschili, premio Roberto Rinelli. Terzo posto per una promessa della nostra Atletica, bravissimo ciclista giovane, già finalista in mondiale di categoria, Johannes Chiappinelli. Montepaschi UISP Atletica Siena, facciamogli un applauso vero a Johannes. Ale, terzo Johannes. Melli, Idwin. E vince la gara delle siepi, ha fatto una gran gara, 8.41 e 40 per CUS Palermo, l'azzurrino Ala Zoglami. Questo è il podio, premiato da Roberto Rinelli di Top Run Center. Tra poco la premiazione dei 3000 femminili. Tra poco la premiazione dei 3000 donne. Dai ragazzi, forza!
fa l'andatura Hussein Ukrit, che ha il compito di tenere alta l'andatura. A fare l'andatura Ale, abbiamo visto anche Ilia Sawani nelle prime posizioni. E poi l'azzurrino Samuele Dini, atleta livornese, attualmente in seconda posizione. Dini, fiamme gialle, un altro giovane azzurrino che ha fatto tanti bellissimi risultati a livello internazionale. Si sta correndo forte anche in questo 3000 maschile, la prima delle serie in programma a conclusione di questa edizione del meeting organizzato da Giorgio Rondelli Memorial, che ricorda il coach Grassia, che tanti anni ha allenato su questo campo. Sempre Hussein Ukrit, e poi Dini, e poi via via tutti gli altri. Gernike in quarta posizione e Ilia Sawani in terza. Forza ragazzi, dai! Passaggio ufficioso in 2005 e 25. Dai, forza Ukrit, e poi Dini, Awani, Gernike, Nadir Cavagna, l'azzurrino della corsa in montagna. Forza ragazzi, Bosio e tutti gli altri, poi Zanatta, Ale, forza. Hussein Ukrit che sta facendo un lavoro egregio, adesso stanno ritornando sotto Dini e Ilias Awani, Dini delle fiamme gialle, Awani della Riccardi, due giovani promettentissimi. Bravi Ale, Ale. 6 minuti e 56 secondi e si va all'ultimo giro. Ale, forza, ultimo giro per un tempo vicino agli 8 minuti. Mi rivolgo a tutti quelli che sono sul campo, incitate gli atleti che sono nel loro ultimo giro di gara. Ukrit, Dini e Awani in tre per vincere un 3000. Dai che si va verso l'ultimo giro, forza ragazzi. Tra poco premiazione dei 3000 donne. Attenzione che è un finale, Hussein Ukrit, bravissimo, che gara, 8-01-45, e poi Dini
e Ilia Sauani, bravissimi, due giovani interessantissimi che hanno fatto un bellissimo 3000, un buon inizio di stagione. E poi un altro giovane, Nadir Cavagna, bravo Nadir, della corsa montagna, già protagonista dei campionati del mondo. Ale, forza! E poi Bosio, se non erro, e Gamiche. E poi Zanatta, Ale, Zanatta della polizia, che abbiamo fatto. Continuano ad arrivare i protagonisti dei 3000. Intanto vi diamo lettura del risultato finale dei ufficiale dei 3000 donne, e chiamiamo anche le prime tre alla premiazione. Vittoria per Marta Zenoni, Atletica Bergamo, 9-19. È un'iniziativa che serve a ricordare una ragazza, Samia, una ragazza somala che fece le Olimpiadi del 2008 e che morì annegando in mare nel tentativo di raggiungere l'Italia perché nel suo paese non poteva allenarsi. Domani correremo per Samia al lago di Comabbio in provincia di Varese, organizza Africa Sport. Domani, sabato mattina, siete tutti invitati, sabato mattina al lago di Comabbio per questa prima edizione della Corri per Samia. Guardate che il vostro applauso deve essere proporzionato a quello che hanno fatto, eh? Quindi bisogna aumentare. Vince la gara dei 3000 con il nuovo primato italiano, 9:19:39, ed è anche merito un po' vostro che l'avete applaudita per Atletica Bergamo. Applausi veri per Marta Zenoni. La stagione inizia bene. Complimenti ragazze. Roberto, vai in mezzo. Vai, date tutti. Aspetta che metto il play. Tra poco vi daremo lettura del risultato ufficiale. Forza, risultato ufficiale della prima serie dei 3000, vittoria per Lussain Ukrida, Atletica Palzola, nell'ottimo tempo di 8:01:44. Secondo, la promessa Samuele Dini, Fiamme Gialle, 8:05:13, atleta 21enne, 22:82. Settimo, Paolo Zanatta, Fiamme Oro, 8:28:26. Settimo, Mark Ridger, Adenex Privia Molfetta, 8:35:60. Due, dai Pietro, dai! Vai Valerio, dai Gondi! Ottavo era, Richard. Nono, Leonardo Bidogia, Atletica Mogliano, 8:36:30. Decimo, Davide Raineri, San Rocchino, 8:37:06. Undicesimo, Mattia Stivala, Atletica Mogliano, 8:39:06. Dodicesimo, Andrea Ghia, Cus Genova, 8:40:15. Tredicesimo, Riccardo Donè, Atletica Mogliano, 8:43:33. Quattordicesimo, Andrea Evia, Atletica Lecco Colombo Costruzioni, 8:45:01. Quindicesimo, Gianluca Bello, Cutei Laghi, 8:46:52. Sedicesimo, Elmedi Mamari, Atletica 70. Diciannovesimo, Alberto Mazzucchelli, Atletica Bergamo, 8:58:48.
centesimo, Andrea Denti, Atleti Calecco, 9.06.58, intanto siamo all'ultimo giro di questo 3.000, 21esimo Nicola Membrini, Atleti Valle Brembana, 9.21.15. Della gara di questa seconda serie dei 3.000. Dai ragazzi che ci siete, bellissimo questo duello tra gli atleti dell'Atletica Riccardi. Ma tutti quanti hanno reso bella questa serata. Secondo Pietro Bronprezzi, Riccardi 8.45.88, terzo Omar Stefani, Fratellanza Modena 8.46.33, quarto Nicola Bonzi, Atletica Valle Brembana 8.46.91, quinto Samuele Nava del 98, giovanissimo allievo 8.47.31, Atletica Lecco. Sesto, un altro allievo, Ademe Cuneo, Centotorri Pavia, 8.50.19. Settimo, Valerio Bendotti, Atletica Valle Brembana, 8.50.64. Settimo, Alessandro Gornati, Atletica Piemonte, 8.50.72. Nono, 9.01.85. Tredicesimo, Matteo Malinverno, 9.05.90 per Azzurra Garbagnate. 14esimo Andrea Soffientini, Azzurra Garbagnate, 9.06.57. 15esimo Gabriele Gagliardi, Vittorio Altieri di Asti, 9.09.78. 16esimo Mohamed Aybiran, Atletica Lecco, 9.11.49. 17esimo Mattia Rinaldi, Centotorri Pavia, 9.12.45. 18esimo Giovanni Brattoli, Atletica Team Brianza,
9:26:23. 19esimo Federico Perugini, Atletica Monza, 9:34:44. 20esimo Armando Arata, Torino, 9:38:92. Questa è la classifica della seconda serie dei 3000. A conclusione della terza faremo la premiazione. Ormai quasi tutti gli atleti sono nell'ultimo giro. Per questa che è la gara conclusiva del Memorial Garcia. Dai ragazzi, forza, l'ultimo giro, dai! Praticamente tutti nell'ultimo giro. La testa della gara in zona arrivo, ecco qua, bravissimo, bellissimo finale in questa terza e ultima serie dei 3000. Thank you.